Domenico, via il tumore e di corsa. È anche il tuo slogan. Come nasce questa storia? La storia nasce un po' di tempo fa. Io ho cominciato a correre molti anni fa. Fai conto che ho fatto circa una trentina di maratone, no? Per cui la corsa ce l'ho nel sangue. Quando avevo preparato un'impresa nel 2015 mi è stato diagnosticato un tumore alla prostata, no, un tumore al pancreas, perché ne ho avuto due anche. Non ti sei fatto mancare nulla. Esatto, sapete che anche la sopravvivenza su questi tumori non è altissima al pancreas, però sono stato fortunato che è stato diagnosticato in tempo. Allora, mi aprono nel 2015, però quel slogan, quella voglia di correre non mi è mai passata. E anzi, dirò di più, quando si affronta un tumore, io ho fatto questo ragionamento, ma proprio qualche giorno prima di essere operato, perché naturalmente i primi tempi, i primi mesi, insomma, sono stati duri ad accettare, perché non sai neanche se vivi, se muori, quanto tempo hai, eccetera. Ma ho detto, tra virgolette, cavoli, Domenico, sei un maratoneta. E anche il tumore è così, cioè non si nasce pronti per fare una maratona. Bisogna allenarsi, e ho detto Domenico, nessuno nasce pronto ad affrontare un tumore. Bisogna allenarsi. E allenarsi che cosa significa? Avere fiducia dei propri allenatori, per cui dei medici. E poi la maratona si corre insieme, perché uno tira di più, l'altro ti porta la borraccia, eccetera, eccetera. Allora, calma, ho detto, metto questo parallelo, questa cosa parallela e comincio. E poi è stato anche un divertimento perché 2 giorni prima di farmi l'operazione sono andato a farmi 10 km di corsa. E la sera che ero lì a Padova, entra l'infermiere e mi vede che mi sto facendo gli esercizi, eccetera. E cosa stai facendo? Ah, mi sto preparando per l'operazione, ho detto. È anche un modo psicologico per prepararsi. Non hai avuto neanche bisogno dell'anestesia, ti sei addormentato naturalmente per la stanchezza. Dunque, correre per guarire, ma anche correre per sperare. Esatto. Allora, la corsa, ma diciamo anche tutta l'attività fisica, non serve solo a guarire, ma io vorrei dire proprio anche come prevenzione. Serve per sperare perché ti dà una speranza in più. Sappiamo benissimo che la corsa e l'attività fisica aumenta il sistema immunitario, ti dà delle mete. Per cui voglio fare questo, voglio fare quella corsa, voglio fare quell'altra, ti dà delle mete, per cui sei anche, diciamo, concentrato su queste cose che ti aiuta a guarire, perché sei positivo, vedi il futuro più roseo, se ce la faccio a fare qualcosa, posso fare e andare oltre. E ne ho fatto, insomma, di oltre come corse, no? E, la speranza. Diciamo che è sempre l'ultima a morire, però va coltivata. Va coltivata non da soli, ma insieme. Per quello sono importanti le associazioni oncologiche. Non si nasce guerrieri, non si nasce combattenti. Io odio un po' questi termini. È la squadra che vince. Quando si va in battaglia, c'è un esercito che vince la battaglia, non è il singolo che vince la battaglia. Per cui da lì ho cominciato, è una speranza comune di noi ammalati, una speranza comune perché siamo insieme, ci condividiamo le cose e siamo positivi. Fare rete, insomma. Tu hai scritto: ho altre passioni come l'alpinismo, la bici e la corsa, ma soprattutto la marcia, come la maratona, come abbiamo appena detto. Insomma, quando sei in marcia, quando sei in movimento, ecco che cosa provi? Ha un senso di quiete e di liberazione che è incredibile. Io non ho mai fatto una corsa senza arrivare stanco, ma col sorriso da una bocca all'altra. Sai benissimo che
ho fatto delle cose anche, penso, uniche quasi in Italia. Io sono stato operato nel 2015, no? E mi è venuta l'idea di partire dal mio paese Nove, vicino a Bassano del Grappa, e andare a Assisi di corsa, a tappe. E sono tappe durissime perché erano di 35 km di corsa al giorno. Però avevo anche un carrello dietro di me, appeso. Il lupo l'ho chiamato. E adesso spiego il perché. Perché Carrello era nato perché volevo fare questa impresa, però allora mi mettevo dentro la tenda da solo, eccetera. Invece poi, con la malattia, si è visto che da solo non potevo andare molto distante, però il Carrello l'ho tenuto perché è un simbolo anche quello, È il simbolo della malattia che ti frena, è il simbolo che ti tira indietro. Ma è anche il simbolo che corri insieme, diventa tuo compagno di viaggio. E poi è anche un altro simbolo per me, perché quando passavo per le strade, si era sparsa la voce, incontravo centinaia di persone e dicevo: avete desideri, speranze, sorrisi, mettete tutto qui dentro al lupo che porto tutto l'assist. Ma questa prodezza singolare, tu la rifaresti, insomma, col senno del poi? Saresti pronto a ripartire per rifarla? Ma di fatto io l'ho rifatta dopo. Dopo qualche anno l'ho rifatta. Allora spiego comunque la difficoltà di fare una cosa del genere, perché non è, cioè praticamente era una maratona ogni giorno da fare. Per cui ho dovuto prepararmi con un gruppo di fisioterapisti, nutrizionisti, perché avevo il problema al pancreas, eccetera. Poi che cosa è successo? Ogni volta che desidero qualcosa, ho detto: beh, adesso vado a Roma. So che arriva anche il secondo tumore alla prostata. E ho detto: ma adesso sono allenato, volevo farlo, eccetera. Allora ho chiesto consigli ai miei medici, eccetera. Vai tranquillo che l'attività sportiva rallenta il tumore e anzi lo fa anche ritornare indietro. Infatti, studi fatti su di me. E hanno visto che durante il periodo di allenamenti e della corsa il tumore che avevo alla prostata al terzo stadio con metastasi, e ho corso con quello, praticamente si era bloccato. Poi Roma, ho scelto Roma perché è la capitale d'Italia, era quasi un messaggio rivolto a tutti gli italiani, un messaggio di speranza, eccetera. Sono stato seguito naturalmente da mio genero con la moto per motivi di sicurezza, da mio fratello gemello col camper, eccetera. Ma comunque è stata un'esperienza entusiasmante perché ho incontrato migliaia e migliaia di persone per la strada, oppure mi invitavano a fare conferenze, eccetera, eccetera. E soprattutto malati oncologici ho trovato. Io penso di avere una rete tra di noi di malati che saremo in 2-3 mila. Che seguono che, o che hanno seguito, eccetera. Ecco, la corsa è l'attività fisica è un beneficio, tanto che anche nella mia associazione oncologica San Bassiano, dato che mi hanno dato tanto, ho voluto dare anche la mia parte, cioè seguo quelle persone, queste ragazze che hanno avuto il tumore o che stanno facendo la chemioterapia o che devono fare l'intervento e gli faccio fare attività sportiva proprio per prepararsi il meglio all'intervento e poi per il recupero. E poi praticamente ci divertiamo a morire perché se vedessi le mie foto, i miei video, eccetera, credo che in mezzo a un gruppo di oncologici la tristezza e il gugno si vede ben poco. Ma vedo su Facebook che sei molto attivo e anche fai tutta una serie di esercizi quotidiani, insomma, per educare le persone al movimento e per muovere un po' tutte le parti del corpo. Quindi, insomma, diciamo che sei un po' il coach di molte persone, è così? Sì, questo sì è vero. È soprattutto per il discorso che dicevo prima. È rivolto a tutti,
anche quello che metto i video, eccetera, ma specialmente al pubblico oncologico. E devo dire che veramente ho un riscontro da queste persone molto bello, perché dicono: ma guarda, adesso che sto facendo la chemio, faccio un po' di attività, riesco a fare le scale, per esempio. Oppure: ah, guarda, se sto facendo e sto molto bene, reagisco molto bene alla malattia. E questo è di grande aiuto, eh. Questo è di grande aiuto. Quindi, insomma, le imprese più belle, ce n'è una più bella tra le belle, oppure le ricordi tutte con uguale Ma le schiamazzo? ricordo, allora, quella più bella, tra virgolette, è stata Assisi, perché è stata la prima. E poi arrivare lì e trovare, che mi hanno fatto una sorpresa, c'è anche un filmato dove ci sono tutti i miei parenti, i miei amici che si sono organizzati. E li ho trovati quando sono spuntato sul piazzale di Assisi, li ho trovati tutti lì con cartelloni, eccetera, per farmi festa. È stata veramente una cosa fantastica. E poi anche volevo dire una cosa, non so se me lo chiederai o cosa. Allora, che cos'è la felicità per uno malato di tumore? Sentiamo. Allora, insieme, io cito Sami Basso, che ho collaborato con lui per preparare i suoi ragazzi per la maratona, eccetera, e ho fatto qualche serata insieme. È quel ragazzo vecchio, diciamo così, no? Però pieno di vita. Abita molto qui vicino e ci vediamo anche spesso, dire la verità, di una simpatia incredibile. Lui. Tu vogliamo dire ai nostri ascoltatori, tu sei di dove sei, insomma, sei Veneto? Sono di un piccolo paese che si chiama Nove, Sì. provincia di Vicenza, vicino a Bassano del Grappa, ed è la patria della ceramica. Allora, io sono da qui, vicino anche alle montagne, per cui le escursioni sono bellissime, le colline, Marostica, avete già sentito, eccetera. E, tornando al discorso, se Con posso, Sammy. con Sammy e quella felicità. Lui una volta ha fatto un paragone del genere. Quando è stato intervistato una volta, ha detto: ma tu sei felice? Guarda, ci sono tanti motivi per non esserlo e tanti motivi per non esserlo. Io scelgo di esserlo. E così è per i malati di tumore. Io mi sono reso conto dentro di me che diciamo, la serenità non viene dall'esterno, non viene se tutto va bene, non viene neanche se guarisci dalla malattia, secondo me, ma viene da una tua scelta. Io decido di essere sereno. E perché decido così? Perché quando incontro gli altri, quelli che hanno difficoltà, eccetera, eccetera, come si fa a non essere sereni? E anche una cosa che ho scoperto è io sono diventato così, cioè sono diventato sempre positivo, cioè, proprio perché ho visto che il tumore sì, ti toglie qualcosa, ma ti dà anche delle possibilità. Io, francamente, sono gli ultimi anni che vivo bene, cioè mi fermo ad accogliere, a vedere anche le piccole cose, quando corri, i prati, i fiori, eccetera. Che nella vita normale, di solito, non vedi perché sei appiccicato al cellulare, aspetti l'altro che ti dia delle pacche sulle spalle, eccetera. Invece ti accorgi che, ma cavoli, però quanto è bella la natura, quanto è bello ascoltare la gente, eccetera. E questa è una possibilità che ti dà il tumore, che ti dà È la malattia. un'altra misura del tempo, insomma, per cui ci si prendono degli spazi che probabilmente nella frenesia del quotidiano e forse anche nell'egoismo del quotidiano, insomma, È non si come una prende. riscoperta di se stessi, è Eh come una certo. riscoperta di se stessi. Sì, ma anche la pandemia in fondo ha dato a chi l'ha saputa vivere in maniera costruttiva questa possibilità, il fatto di fermarsi.
obbligatoriamente tutti, ed era un fatto collettivo, il fatto di fermarsi ha dato la possibilità anche di guardarsi un po' più dentro. Ecco, ma la fede in questo percorso ti ha aiutato? So che tu ami tantissimo San Francesco, sei andato da tutti in una casa. San Francesco, diciamo che è il mio idolo, come, non so, può essere un cantante, eccetera, San Francesco è il mio idolo, per un motivo molto semplice. Perché San Francesco è diventato San Francesco non solo per se stesso, ma però è vissuto così perché? Perché ha riscoperto negli altri la cosa migliore. Cioè, lui poteva vivere, eccetera, perché c'erano gli altri che gli davano a mangiare, c'è la gente che era vicino. Cioè, donando tutto, si è riscoperto lui. Diciamo che ha vissuto per gli altri, ma in fondo si è immensamente riscoperto, si è immensamente riempito, non so con che parole dire, riempito di positività, cioè nel senso che la fede mi ha aiutato molto, perché la fede cosa dice? Quella vera, quella concreta, cioè più dagli altri e più sei contento, ma non solo, ma è anche egoistica, più dagli altri e più guadagni. È vero, e quindi diciamo è la relazione nell'altro, rivedi te stesso, quindi correggi e comunque capisci che da solo non puoi andare da nessuna parte, insomma è soltanto nella relazione e nell'amore che dai che poi ritrovi l'amore che gli altri ti danno, insomma non è un baratto, ma è una cosa che avviene naturalmente. È tanto vero nei nostri gruppi oncologici, ed è tanto vero che lo si vive in maniera proprio forte, questo valore lo si vede proprio quando la gente è in difficoltà. Certo, quando si vive in un ospedale, questo l'ho provato anch'io, e si è tutti in divisa, no? Perché diciamo che il pigiama unifica molto, no? Non fa distinzioni di classe, di ceto, di ricchezza, di cultura, diciamo che tutti si vive su uno stesso ritmo e ci si incontra per quello che si è, e sono rapporti importanti che poi uno mantiene anche quando esce poi, insomma, dalla reclusione ospedaliera. Ecco, ma i medici, gli infermieri sono diventati amici, confidenti, insomma, che rapporto, anche i compagni di corsia, insomma, di malattia. Le dico un aneddoto. A Padova, dopo un paio di giorni, ero pieno di tubi, tubetti e tutto il resto. E allora ho cominciato a camminare, andavo per la corsia, eccetera, e lì trovi dei drammi, no? Però anche trovi la voglia di vivere, la bellezza di vita. Allora alla fine gli infermieri mi avevano coniato: tu sei il giullare del reparto. Perché facevo ridere, perché facevo, scherzavo, eccetera. Però devo dire anche una cosa, perché vicino a me c'è anche mia moglie. Facciamola vedere. Un affaccio. Sì. Vieni qua, questo è il mio motore. Questo è il mio complimenti, motore. Hai una bella moglie giovane e che ti darà sicuramente tanta energia, così appare, almeno dal video, per cui... Se non si ha queste persone, le figlie, eccetera, non vai da nessuna parte. Tu pensa che loro mi hanno fatto una sorpresa, mi hanno fatto una canottiera per non accorgere, con la loro foto dietro. Ma come si chiama la signora? Sonia. Sonia? Ma stare vicino a un campione così è impegnativo? Deve correre molto anche lei? Abbastanza. No, correre no, camminata veloce sì, marcia. Camminata sì. Veloce sì, insomma, quindi c'è da fare, insomma. E anche per l'alimentazione dovrà essere molto produttiva, no? Perché non, e anche gli atleti non mangiano qualunque cosa. No, neanche attenta nell'alimentazione. Immagino. E lei fa ginnastica pure? Si prepara? Sì. Sì, sì. Sì, sì.
Segui sì, i miei corsi. Segui i corsi e c'è il tutorial pronto per tutti. Grazie signora Sonia, non la volevamo di togliere dalle sue occupazioni, ma insomma ci faceva piacere vederla. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata, Domenico, ecco, rimettiti al centro della situazione. Io ti volevo chiedere, quando non corri che cosa fai? Tu ti occupi di volontariato, insomma, hai sì, un'associazione, sì. Parliamone. Sì, esatto. Beh, oltre che correre, anche lavoro naturalmente, comunque in una scuola. Ogni tanto. Sì, diciamo che da giovane, avendo fatto anche l'obiettore di coscienza, eccetera, eccetera, ho avuto delle bellissime esperienze di... Sì, di condivisione, di esperienze con gli ultimi, eccetera. E questo mi ha portato al mio paese nel 95 a fondare un'associazione di volontariato, in pratica l'associazione Tenda Aperta, che si occupa di malati Alzheimer, di giovani con difficoltà sia o tossicodipendenti o difficoltà motorie, eccetera, disagi familiari e tanti altri. Praticamente siamo un polo dove il disagio viene accolto. Pare di capire che anche Sonia fa parte dell'associazione, sì. Sento che suggerisce sì. Tutti gli ambiti. Pensa che eravamo riusciti a fare anche dei campeggi, che è molto difficile per chi è in sedia a rotelle. Allora, con tutte le pedane avanti e indietro, in maniera da poter gestire anche loro, no? Ecco, e comunque è un'esperienza molto, molto bella che continua dal 95, assieme anche col nostro comune. E per esempio abbiamo il giardino dell'Alzheimer, che è uno dei pochissimi in Italia, dove i malati d'Alzheimer vengono seguiti per riconoscere gli odori, i colori, eccetera, e questo gli aiuta molto. Anche i nostri amici Pontieri del Dialogo, no? Fanno no. Questo genere di attività. Tra l'altro noi ci siamo sentiti un po' sì. Di tempo fa, mi pare proprio quando sei arrivato con la tua maratona a Roma, no? Sì, e poi esatto. Se ti dico un nome, Luca Faccio, tu cosa dici? Ecco, tu pensa che avevamo fatto il campeggio apposta per lui. Che diciamo è un amico dell'AMNIL, è anche uno... dei giornalisti che si alternano ai microfoni di Radio ah. Francigena, insomma, quindi poi alla fine vedi ci si incontra su più fronti. Ecco, io noi ci troviamo anche spesso perché anche sua moglie fa parte del nostro gruppo oncologico. E quindi, insomma, diciamo, è una grande famiglia allargata. Ma chi, esatto. Non ha, chi non ha o non ha avuto difficoltà, insomma, dal punto di vista della salute, insomma, tutti abbiamo un punto debole, quindi è importante unirsi per affrontare insieme. Certo. Se posso aggiungere, soprattutto sì. Per i maschi, il tumore tende a metterti all'angolo come su un ring. Tendenzialmente le persone si nascondono, vivono nel silenzio e vivono appartate, soprattutto i maschi. Io vorrei fare ma proprio un appello di condividere una situazione familiare dove c'è un tumore in corso. Non si può affrontarlo da soli, ma cercate o associazioni o amici, eccetera, ma di condividere. Questo è il tuo messaggio, insomma, per le persone che vivono momenti di difficoltà. Ecco, tra l'altro, solo lo diciamo, io so che in questi giorni tu hai subito un intervento e domani ne subirai un altro, però hai accettato ugualmente di fare questa intervista, insomma, io ti ringrazio pubblicamente perché ti sei reso disponibile, ti lamentavi perché ho un po' la voce bassa, però vedi, anch'io ho dovuto bere un goccio d'acqua. Ecco, insomma, e questo anche, diciamo, questa immagine che vogliamo dare alla vigilia di un intervento, insomma, è un'altra, l'ennesima immagine positiva. Ecco, poi passato l'intervento ricomincerai con gli allenamenti, insomma, da dove intendi ripartire? Beh, allora adesso ricomincerò con il camminare, le marce molto veloci, eccetera, perché il mio obiettivo è quello, il mio, diciamo, obiettivo, il mio desiderio è di portare alcune ragazze che seguo nel gruppo Corsa Oncologico, di portare a fare una mezza maratona.
quella di Bassano, e poi si vedrà. Un altro obiettivo che mi piacerebbe, che vorrei preparare con calma, è quello di praticamente partire da Vicenza e arrivare a Torino, andare a trovare mia figlia, però passando attraverso tutti i reparti oncologici per portare un messaggio di speranza. Senti, ma questa maglietta che oggi hai scelto di indossare, fare del bene, stare... Ah, scusami. Fare del bene, fa star bene. Ah, fare star bene, scusa, non avevo visto la seconda parte, ti sei alzato. Ecco. E questa è l'Associazione Oncologica San Bassiano. È quella che tu promuovi. Senti, esatto. Allora, vogliamo dare a chi ci ascolta e anche, diciamo, sul sito dell'AMNIL che promuove, insomma, questo blog, i tuoi riferimenti, insomma, dove ti possono trovare, il tuo sito, il tuo profilo Facebook. Certo. Allora, sul profilo Facebook mio, Domenico Corradin, troverete una pagina che si intitola Curati di Sport, e lì ci sono tutti i miei filmati, interviste, i miei esercizi, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente dal 2016 adesso, fin d'ora. E poi ho anche un sito che si chiama ancora www.curatidisport, dove anche lì ci sono tutte le mie avventure, quello che sto facendo, i miei desideri, le persone che ho incontrato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è un mondo veramente, quando si apre, un mondo che forse vi farà aprire anche gli occhi, diciamo, con un'altra anche... della malattia. Si potrà interagire anche con te, quindi? Certo, certo. Certo. Tu, diciamo, a domanda e risposta, quindi tu sì. sarai presente, insomma, anche potrai rispondere a chi ti chiede qualcosa. Senti, allora, ci salutiamo, ecco, vogliamo chiudere con un messaggio, un ultimo messaggio, insomma, per tutte le persone che non hanno ancora trovato la forza che tu hai invece trovato, e anche il sorriso che tu esibisci, insomma, con grande generosità e tranquillità, insomma, sì. Ecco, diciamo, il mio messaggio finale è proprio questo. Mi raccomando, se avete difficoltà, l'unico fiume, dico, l'unica veramente via d'uscita è fuori da sé e dell'altro. Da soli, come dicevi tu prima, non si va da nessuna parte. Insieme si vince. Sempre, insieme si vince. Siamo squadra. Grazie, grazie Domenico. E allora, in bocca al lupo, perché tu il lupo ce l'hai personale. Esatto. E anche, insomma, a presto, va bene? Con nuove avventure. Certo, certo. Grazie infinite a voi. Grazie infinite.